con la mente e con il cuore, Namaskar. Compagni e compagne, grazie di essere di nuovo qui con me e soprattutto grazie di aver intrapreso la via dello yoga non soltanto per quanto riguarda le asanas, quindi le posture, come nei video precedenti ho mostrato, ma anche per conoscere bene gli altri stadi. Perché lo yoga fondamentalmente è composto da 8 stadi. Patanjali, che fu il precursore dello yoga, elaborò 8 stadi: dal jama, niyama, asanas, pranayama, dharana, dhyana e samadhi. Quindi per raggiungere la meditazione non serve solamente l'asana, ma servono tutti gli stadi. Oggi quello che andremo a vedere sarà il primo e il secondo stadio. Il primo stadio di purificazione personale verso gli altri e il secondo stadio di purificazione interna attraverso metodi di igiene e di lettura. Voglio in particolare introdurvi quindi il concetto di jama e niyama. Cominciamo a vederle per poi comprendere il loro significato all'interno del Tantra Yoga, lo yoga del quale io vi parlerò. Uno yoga per il quale l'Ananda Marga sta mandando avanti un interessantissimo progetto. Se poi avrete bisogno di informazioni, vi saprò sicuramente fornirvele, se mi vorrete contattare. Allora, per lo yama e niyama abbiamo 5 niyama e 5 yama, per un totale di 10. Lo yama o jama riguarda ciò che può e non può essere fatto in relazione agli altri e al mondo circostante. Niyama, ciò che può e non può essere fatto in relazione con se stessi. Quindi i 5 jama sono ahimsa, uso razionale della forza, satya, uso benevolo della parola, asteya, non appropriarsi di ciò che è altrui, brahmacharya, muoversi mantenendo l'ideazione che è tutta espressione del supremo, ossia di Brahma, aparigraha, vivere solamente di ciò che è necessario alla propria sussistenza. I 5 niyama, o i 5 elementi fondamentali della purificazione, sono shaucha, pulizia fisica e mentale, santos, giusta contentezza, tapa, sacrificio, svadhyaya, chiara comprensione dei testi spirituali, e ishvara pranidhana, prendere rifugio nel sé attraverso la meditazione. Quello che noi andremo a vedere sarà fondamentalmente shaucha, ossia la pulizia fisica e mentale. Lo yoga difatti afferma che seguire queste indicazioni porta ad equilibrio e stabilità. Ci permette inoltre di mantenerci in uno stato di flusso con la realtà esterna. Questo significa che i possibili attriti vengono ammorbiditi e la nostra esistenza assume un carattere fluente e dinamico. Se ad esempio la nostra vita viene sentita come non armonica ed equilibrata, possiamo cercare di comprendere quanto siamo vicini a jama e niyama e possiamo cioè utilizzare queste indicazioni come uno specchio capace di indirizzarci verso un'azione ed un'espressione migliore. A fine giornata, se vorrete, prima di lasciare il giorno trascorso e addormentarsi, si può rivedere ciò che è stato fatto durante il giorno e vedere se questi strumenti di jama e niyama sono stati usati. Molto bene, vi farò adesso vedere gli strumenti che utilizzeremo per il primo punto del niyama, ossia il shaucha. Qui potete vedere che abbiamo degli oli utilizzati per il dopo doccia. Abbiamo dei guanti ruvidi utilizzati per la pelle durante la doccia. Abbiamo un cosiddetto pulisci lingua o netta lingua che
che viene utilizzato per la lingua, abbiamo la cosiddetta neti per il jalaneti. Servirà da mettere nel naso per effettuare queste soluzioni di acqua salata e per sciogliere il muco all'interno delle narici. Per quanto riguarda una pulizia più interna, quindi una pulizia nell'organo intestinale, perché come ben sappiamo l'intestino è il nostro secondo cervello, utilizzeremo dei metodi, diciamo artificiali, ma poi vi mostrerò anche dei metodi per aiutarvi naturalmente, che sono questo clistere, mini clistere, o in casi molto più forti, l'enteroclisma. In casi in cui, attenzione, siamo in una fase di digiuno da 1, 2, 3 giorni o in una fase di dieta disintossicante. Per questi due metodi, per questi due elementi, vi consiglio assolutamente di non abusarne. Tutto deve essere legato a una percezione fisiologica dello scarto, del rifiuto all'interno del vostro corpo. Non abituatevi mai a utilizzare la pressione esterna, ma la pressione interna. Difatti poi vi mostrerò un metodo efficientissimo che la Nanda Marga, di cui ha fatto parte il precursore è stato Sri Sri Anandamurti, ha predetto e previsto. Se volete poi maggiori informazioni anche per quanto riguarda, ripeto, la Nanda Marga, mi potrete contattare. Ad ogni modo, a questo punto vi posso mostrare la prima parte, che è la parte, diciamo, più facile. Il dopo doccia. Nel dopo doccia voi potete utilizzare, e vi consiglio assolutamente di farlo, degli oli naturali. Li trovate tranquillamente in un supermercato, magari supermercato biologico, o in un mercato asiatico, se siete nelle grandi città, perché questi sono gli unici elementi che danno l'opportunità naturalmente di idratare o mantenere oleato, quindi protetto dalle impurità esterne, il proprio corpo. Potete tranquillamente utilizzare un olio extravergine di oliva che avete a casa. Attenzione però, l'olio extravergine di oliva è molto forte, quindi messo sul viso può darvi dei brucioli. Potete utilizzare l'olio di cocco. L'olio di cocco è uno dei migliori perché è molto grasso, viene addirittura utilizzato per cucinare nel sud-est asiatico e lo trovate anche in forma inizialmente solida. Per trasformarlo in forma liquida potete applicare una piccola parte sul vostro palmo, come vi mostro, e con il calore del palmo vedete che l'olio inizierà a prendere una forma liquida. Cosa dovete fare inizialmente? Inizialmente quest'olio lo passate in mezzo alle ascelle e nell'inguine. Perché? Vi faccio vedere molto bene. Io avrò probabilmente, anzi, vi confermo, ho della peluria sotto le ascelle e nell'inguine. Nella prossima parte vi mostrerò l'applicazione di questo olio, di modo che possiate tranquillamente farlo. Grazie, alla prossima parte.